Daniele Brunetti è il presidente di Ottima SRL, che oggi va a inaugurare, credo, uno dei tanti step che in questi 20 anni stanno così realizzando. Sì, oggi è una giornata per noi importantissima perché apriamo una parte importante per il nostro lavoro che è legata più alla formazione che all'area informatica, ma per noi è strategico avere un'area di formazione importante proprio per far crescere i nostri clienti e formarli per poi andargli a parlare di prodotti e di informatica a livelli alti. Ecco, perché Ottima nasce come? Beh, Ottima nasce praticamente da me con la collaborazione di una persona che era già con me da anni, che è una mia collaboratrice, e piano piano, cliente per cliente, dipendente per dipendente, in questi 20 anni abbiamo aperto a Cesena, abbiamo aperto a Pesaro, abbiamo sviluppato varie aree di competenza sia informatica ma anche legate al mondo del controllo di gestione, al mondo della gestione delle risorse umane. Noi chiaramente come ultima cosa siamo anche venditori di software, ma la cosa che ci caratterizza è sicuramente la consulenza che diamo ai nostri clienti. Un'azienda che è cresciuta gradatamente, il primo passo, il secondo, il terzo, quello che andate a presentare quest'oggi, inaugurare con gli amici più stretti, ovvero con le vostre aziende e gli amici e i clienti, perché poi qui si crea un rapporto di stima, di amicizia con il cliente. Esatto, questo forse è la nostra fortuna, quella che noi, sulla quale abbiamo sempre puntato, e cioè farsi riconoscere dai nostri clienti come dei partner, come dei collaboratori esterni ma in grado di dargli una mano sui loro problemi. E ormai il mondo dell'informatica è all'interno di tutte le strutture, sia negli studi dei commercialisti e degli studi dei consulenti di lavoro, sia in tutte le aziende e nelle cooperative, che anche queste sono nostri clienti. Questo è il sogno che si realizza dopo tanto lavoro, quello di poter creare un ambiente nel quale può essere usufruito da altre realtà che hanno bisogno di fare comunque, io uso solo una parola, cultura, che sia aziendale, che sia di qualsiasi sociale, di qualsiasi altro tipo, ma che sviluppi comunque una crescita delle persone, perché noi crediamo nelle persone. Le persone, ecco, qui si respira un'aria particolare quando si entra nella vostra azienda. Intanto il presidente, il titolare, il fondatore ha l'amore per le cose belle, questa meravigliosa porta che viene dall'India, che sta alle sue spalle, insomma, la dice lunga su quello che è la cultura del bello, ma non solo, anche dell'oggetto che ha una sua sacralità, per non dire una sua profondità. Sì, lo potete vedere, penso che l'immagine poi mi daranno ragione, o spero che mi diano ragione, sul fatto che nel nostro mondo sicuramente non esistono società che pensano a questa parte qui, però noi siamo sempre partiti dalla parte del bello. Il bello per me vuol dire cultura, vuol dire conoscenza, e quindi i nostri clienti apprezzano anche questo, così come armonia fra tutti i collaboratori che sono qua dentro, che sono con me da sempre, e di quanti giovani sono con me qui a lavorare. Bisogna sempre avere l'attenzione sul cliente, offrirgli servizi di alta qualità, perché è lui che ci paga. Tutti qui dentro sanno che i soldi non li pago io, ma li paga il cliente, quindi pretende alta qualità. Sempre per dare servizi di qualità ai nostri clienti, abbiamo pensato che sia un bene preparare delle persone, dei ragazzi in questo caso, pronti ad entrare direttamente negli studi, nelle aziende, che conoscono già il nostro software, in modo che non ci sia bisogno di fare praticantato, tirocini e tutto il resto, ma sono già operativi la settimana dopo. Tanto è vero che l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ravenna ci ha dato il patrocinio proprio per la scuola, perché si è reso conto che questo era molto utile per loro.
è contornato anche dai suoi figli che le danno una mano in questa bella avventura, secondo me, perché per me lei non si ferma a questo terzo step, andrà avanti ancora. Sì, purtroppo sì, cioè nel senso che oggi mi vedete, ma... Volevo dire che ha già delle idee sicuramente che le stanno girando, sì. Per la mente. Sì, sì, i figli sono già inseriti nel tessuto aziendale. Alla pari degli altri, mi sembra. Forse anche un po' meno. Niente di cattivo nei loro confronti, ma sicuramente non vogliono certo che siano i figli del presidente. E soprattutto insegna qualcosa loro, vero? È quello che poi lei ha trasmesso, credo, ai suoi dipendenti e ai suoi collaboratori. Ma sì, io glielo ho insegnato anche in casa. Poi qui dentro penso che se ne rendono conto che certi principi e certe idee applicate danno i loro frutti, che non sono assolutamente legati al fatturato e al ricavo. Secondo lei che cosa cerca il cliente quando entra in Ottima? Intanto da noi c'è questo che secondo me non ha nessuno, c'è questa armonia e questa collaborazione fra tutte le persone. Ormai siamo 37-38 persone, pensate, io sono invecchiato così, vedendone uno alla volta, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30. Il cliente si accorge, capisce la professionalità. Cioè, faccio un esempio se posso farlo, noi siamo abbastanza costosi per il cliente. Chiunque, parlo con lei in questo momento, pagherebbe lei, una persona, tanti soldi per dire le cose che lei sa già? No. Ecco che noi dobbiamo essere sempre propositivi nei confronti dei nostri clienti. I nostri clienti sono i commercialisti, sono i direttori di azienda, gli amministratori delegati, sono i presidenti di cooperative, sono i direttori amministrativi. Quindi ecco che noi, per essere propositivi nei loro confronti, dobbiamo saperne sicuramente di più di loro o essere in grado di capire i loro bisogni. Da dove nasce, chiudendo, il nome Ottima? Fa parte dell'ottimismo storico che mi porto dietro e che secondo me dovevo in qualche modo esaltare. E cioè, al femminile però, non al maschile. Qui fino a 5-6 anni fa c'erano 16 o 18 ragazze e tre uomini. Io sono sempre stato e sono convinto che in certi ambienti, soprattutto in ambienti dove ci vuole professionalità e capacità, la condizione femminile sia un grosso vantaggio sia per loro che possono esprimersi e sia per il cliente che li può ascoltare e capire le loro professionalità. Dico solo questo: all'inizio ho avuto delle difficoltà. Parlo di 20 anni e anche 25 anni fa, perché sono reduce e avevo delle persone che non volevano parlare con le donne ed era una cosa vergognosa. Se uno più uno fa sempre due, sapere più fare, che cosa fa? Ottima. Il gruppo Ottima è formato poi da due società, Ottima Sarelli e Ottima Formazione. In totale siamo circa 35 collaboratori, divisi tra la sede di Ravenna e la sede di Pesaro. Siamo partner sistemi, appunto sistemi città Ravenna e sistemi Pesaro, e la Ottima Formazione fa parte di questo gruppo di Ottima SRL. E appunto in tutto siamo circa 35 collaboratori. A chi vi rivolgete? Ottima si rivolge a studi, aziende e cooperative, quindi studi commercialisti e consulenti di lavoro, PMI e cooperative. Questi sono i tre macro target di cui Ottima si occupa. Sono circa 800 e oltre i clienti che abbiamo in circa 35-36 province italiane. Il nostro focus è sicuramente la Romagna e le Marche, ma abbiamo comunque clienti un po' sparsi in tutta Italia. La parte della formazione finanziata è sicuramente una parte molto importante per le aziende, perché in questo modo
attraverso i consulenti di ottima formazione riescono a individuare quei bandi e quei fondi aperti in determinati periodi e per determinate necessità da poter poi sfruttare e usufruire per fare formazione interna a seconda delle proprie esigenze. Diciamo che Ottima riesce a essere unico interlocutore per tantissimi aspetti, sia per il professionista che per l'azienda. Dove non arriviamo noi direttamente, abbiamo una rete di partner con i quali riusciamo a offrire veramente un ventaglio di offerta considerevole. Avete anche il noleggio delle aule non solo a Ravenna ma anche a Cesena e a Pesaro. Sì, abbiamo queste aule informatiche sia a Ravenna che a Cesena che a Pesaro. Alcune ne inauguriamo tra l'altro oggi, sale convegni anche, sicuramente spazi che si possono anche contraddistinguere rispetto ad altre sale, magari hanno un piglio un po' diverso, dai, un po' particolare. Culturali. Culturali sicuramente. Ottima ogni giorno è in continuo movimento, io mi occupo di marketing e per riuscire a fare un chi siamo tra virgolette da sito è una delle sfide più difficili del mondo, nel senso che ogni giorno cambiamo perché facciamo cose nuove, alcune cose magari cambiano e siamo in un continuo divenire, quindi riuscire a fare una fotografia è sempre molto complicato ma è anche molto stimolante. Questa sera abbiamo con noi alcuni clienti, alcuni partner, abbiamo il piacere di avere anche alcuni rappresentanti di società che sponsorizziamo come Ottima, come Olimpia Teodora e il Cesena Calcio, e presidente anche dell'Ordine Commercialisti Ravenna, Bologna, un pochettino il tessuto con il quale collaboriamo quotidianamente, insomma. Il nostro payoff recita: la qualità del vostro lavoro è il nostro migliore servizio. Quindi si gioca tutto lì. Noi facciamo tanti servizi, ma è basato tutto sulla qualità del lavoro finale del cliente.